Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella uvetta e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono granella di mandorle, zucchero, pasta di limoni, miele, uova, olio di semi, panna fresca per dolci, farina di tipo 00, amido di mais, sale, amaretto di saronno che è facoltativo, lievito per dolci vanigliato, uvetta ammollata, granella di zucchero, aroma di mandorle e mandorle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la pasta di limone, che potete sostituire con la scorza di limone, il miele, l'olio di semi di girasole, la panna fresca per dolci, le uova, il sale, l'amido di mais, la farina, l'aroma di mandorle, l'amaretto di saronno che è facoltativo. Ed azionare il bimby per 4 minuti a velocità 5. Aggiungere la granella di mandorle, il lievito ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Aggiungere l'uvetta ed azionare il bimby per un minuto, antiorario, velocità 2. Trasferire in uno stampo a ciambella da 26 cm, ben imburrato. Mettere sopra un po' di uvetta. Le mandorle e la granella di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella, uvetta e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!